Buongiorno, vorrei iniziare un nuovo ciclo di lezioni, un ciclo di lezioni che tratterà un argomento che molto spesso mi viene chiesto dai miei allievi, dai affezionati a questo sport, il salto ostacoli, e si tratta di come vedere le distanze. Una cosa molto difficile da insegnare perché non c'è un sistema per imparare a vedere la distanza, in genere si può parlare di esperienza fatta, nel senso che più chilometri si fanno, più salti si fanno, più facile diventa poi vedere le distanze. Io cercherò con vari esercizi di aiutarvi, di far vedere cose che per me possono essere utili e inizierò facendo degli esercizi molto elementari con la mia allieva. Cercherò anche di dare una certa sequenza, e certo che avendo a disposizione pochi minuti, la fase iniziale, che è quella la fase di riscaldamento e tutto il resto, lo lasciamo da parte. Iniziamo subito con degli esercizi semplici, prima con degli ostacoli singoli e poi con delle linee obbligate. Ok, possiamo iniziare a fare a mano destra la prima croce. Croce marrone, poi una transizione al passo e poi prosegue a mano sinistra sulla croce bianca e verde. Nella fase iniziale cureremo quello che è la regolarità, che a mio parere è la cosa più importante per apprendere a vedere le distanze. Anche perché se siete in un galoppo regolare, il cavallo ha un messaggio chiaro e diventa una cosa più facile per voi. Certo è che dopo il salto il cavallo può diventare forte, dunque nella fase iniziale fate una transizione al passo e ripartite con il cavallo ben disposto, non il cavallo che diventa forte. Ok, puoi ripartire sull'ostacolo successivo. La regolarità e nella parte finale la Mazzoni ha visto che la distanza era leggermente in avanti, dunque ha risolto in avanti. Ottima la transizione al passo, importante se il cavallo diventa forte, non girate prima che il cavallo sia agli ordini. Il messaggio che deve passare al vostro cavallo è che dopo ogni salto ci sia ordine, non che andiate a fare l'ostacolo successivo con il cavallo forte sulla mano, ma che il cavallo sia disposto, decontratto e che vada a fare l'ostacolo successivo. Importante tra un ostacolo e l'altro che venga raggiunta la calma. Non ripartite se non siete tranquilli, se il calo non è decontratto, avete visto? Nel primo passaggio su questa croce marrone il cavallo dopo il salto era forte, adesso ha preso il suo tempo, ha rilassato il suo cavallo e poi non ha fretta di ripartire. Non c'è stata alcuna variazione nell'avvicinamento al terzo salto. Anche qua buono l'avvicinamento, adesso possiamo introdurre degli esercizi di linee composto da in questo caso da un verticale e da un hoaxer. I primi due ostacoli sono posti a 14 metri. Quello che voglio dirvi, quando dite 14 metri, è importante che li misuriate con una bindella in modo da poter piano piano codificare quello che sono le distanze. Abbiamo messo su una linea, abbiamo messo su un lato, abbiamo messo una linea verticale Oxer posta a 14 metri, piccola, dove saranno tre tempi, nell'altro a 20 metri e 50, dove faremo cinque tempi a questa altezza un po' corti. Però l'allievo impara a sapere che a questa altezza i 14 metri sono tre tempi anche con questo cavallo abbastanza comodi. Possiamo iniziare a fare esercizio verticale Oxer. Importante, vi ho detto in precedenza, è cercare di rimanere regolari, dunque trovare la velocità che possa essere quella adeguata.
Dunque, è importante partire con un galoppo abbastanza, diciamo, attivo e cercare poi di mantenere. L'idea è non di rincorrere, cercare di rimanere in quel galoppo. Poi nella fase finale, se vedete che dovete risolvere in avanti, devo dire che adesso i tre tempi erano uniformi, anche l'importante è che nel tutto il perimetro del campo uno cerchi di mantenere un galoppo uguale, che non faccia delle variazioni. Questo facilita molto l'avvicinamento poi al salto. Transizione al passo facendo dall'altra parte. Adesso su questa mano faremo una linea apposta a 20,50 m dove la leva farà 5 tempi. Questo è un avvicinamento perfetto. Nel senso che dal momento in cui il calo ha girato fino a dopo il salto era perfetto. Poi prima della curva il calo era forte, era sulla mano, dunque si vede un intervento un po' più severo senza diventare però la mazzone ritorna a fare una transizione al passo, ritorna nella calma. E riparte in tranquillità, non fa nessuna azione brusca o violenta. C'è un momento nel quale il calo si irrigidisce, diventa forte, può succedere, però bisogna risolverlo sempre con la calma. Qua direi un ottimo avvicinamento sul primo salto, gestiti molto bene i 5 tempi, intervento che richiede un po' più di forza, il cavallo. Dopo il salto deve essere riequilibrato, deve essere rimesso agli ordini, strappa un po' le redini, dunque fa una transizione al trotto senza essere forte, ma richiama l'attenzione del cavallo, lo rimette nel giusto equilibrio e poi riparte. L'idea è che piano piano si arrivi a fare 3, 4, 5 volte questa linea senza fare nessuna transizione al passo, senza fare alcuna azione e proseguendo. Anche qui avete visto adesso una transizione al passo, c'è stata molta più rispondenza del cavallo. Adesso dovresti riuscire a fare il tutto senza fare l'al dopo per far vedere che con la calma si raggiunge un buon risultato. Quattro avvicinamenti uguali e dopo il salto il cavallo è ordinato, non è più forte. Vediamo l'ultimo passaggio e poi direi che con questo primo messaggio possiamo salutarci in modo da fare un avvicinamento a questa direi che può andare bene. Potete notare come rientra facilmente il cavallo dopo il salto. Direi che su queste bellissime immagini possiamo salutarci e ci rivediamo a breve con nuovi esercizi. Grazie e buon lavoro.